Allora, per quanto riguarda l'opposizione sono Bacchiano. No, no, allora, riprendiamo. La discussione, i consiglieri sono tutti presenti, non mica nessuno che è andato via? No. No, c'è, qui, qui. Ma mi manca. Del Rosso è. Riprendiamo, dunque la presentazione è stata fatta, quindi iniziamo la discussione sull'atto di indirizzo che è stato presentato. Gli interventi su questo? Discussione sull'atto di indirizzo. Ci sono i ciolli. Grazie Presidente. Ma l'atto di indirizzo per noi è stato. Per noi è un atto, sarebbe un atto fondamentale per tutti i motivi che ha descritto Dusca. Io ho ascoltato l'intervento con attenzione, l'intervento del capogruppo Mazzantini e capisco anche che come capogruppo del Partito Democratico ci sia la fiducia riposta in quegli enti voluti dal Partito Democratico, che sono, si sta parlando dell'Unione dei Comuni. Hai detto giustamente che nel 2013 la funzione è stata trasferita, sociale, è stata trasferita all'Unione. Va detto anche che l'Unione ha preso e l'ha delegata all'ASL, quindi di fatto i sindaci non si sono mai occupati veramente di questo argomento e questo non lo dice la consigliera Ciolli, ma chiaramente lo dice anche la Regione. Perché sottolineo questo fatto? Perché è dirimente sulla discussione dell'atto di indirizzo. Dall'aver fiducia che un ente possa lavorare bene sulla base di idee politiche rispettabilissime, ci mancherebbe, al vedere che cosa concretamente quell'ente di secondo livello poi invece ha fatto, sta facendo, come gli 11 sindaci si relazionano fra di loro su tematiche importanti per il territorio. Ti parlo della Polizia Municipale, per esempio. C'è stato e c'è tuttora situazioni in cui tutto questo alla più, come dicevi te, forse non c'è, perché altrimenti tanti nodi si sarebbero sciolti senza creare le condizioni in cui invece ci troviamo. Funziona abbastanza bene la protezione civile, questo ne va dato atto, anche perché fortunatamente su questo territorio, diciamo, abbiamo la fortuna di non doverla sperimentare spesso. Probabilmente se capitassero eventi di bisogno, non ho dubbi che funzionerebbe, però sugli argomenti fondamentali che sono il sociale e la polizia municipale. Diciamo che tutta questa fiducia che voi come forza di maggioranza ponete in quell'ente io non la comprendo. Non la comprendo perché come consigliere d'opposizione all'Unione dei Comuni tutto quello che è la partecipazione o il coinvolgimento è pari a zero. Questo è un consiglio comunale.
Abbiamo spesso posizioni diverse, ma è vero che abbiamo commissioni in cui ci si confronta e si riesce ad esprimersi. Tutto quello che questo Consiglio Comunale spesso offre, diciamo, come dimostrazione di democrazia, all'Unione non c'è. Quindi, quando nell'atto di indirizzo chiediamo che siano gli 11 comuni a rappresentare e ad essere rappresentativi, lo si chiede con cognizione di causa, perché si pensa, e siamo fortemente convinti, che non si possa delegare così o espropriare dall'unico organo elettivo, uno dei pochi che ci è rimasto, non si possa espropriarlo da quelle che sono e che potrebbero essere le decisioni per un argomento così fondamentale per tutte le comunità. Quando mi spaventa fortemente che il fatto che ci sia un solo sindaco su 11 che raccoglie le istanze e le porta come voce di tutti gli altri. Io lo ritengo un qualcosa alla meno, anche se, e potrebbe non essere così in futuro, perché noi si pensa che se si riuscisse a pensare a questa struttura di qui a 20 anni, probabilmente avremmo paura di un sistema strutturato così come proposto, perché le situazioni cambiano, perché la fiducia che oggi potete avere negli 11 sindaci di questo territorio che rappresentano il partito di maggioranza, fra 2 anni potrebbero essere altre persone, altre teste, altre capacità, altri partiti politici. Allora, trovare una sintesi in situazioni così diverse da quella che è la situazione oggi potrebbe portare veramente un danno enorme, visto che si sta parlando del sociale e del sociosanitario. Io non penso che sia in generale sbagliato fondere due società della salute. Potrebbe essere anche un qualcosa di positivo. Ritengo che sia fortemente lesivo della rappresentanza democratica degli 11 comuni pensare che un sindaco su 11 rappresenti tutto il territorio, per come è l'esperienza fino ad oggi e vista la precarietà di quello che potrebbe essere la nostra realtà politica su questo territorio di qui a 20 anni. Grazie. Grazie. Salutiamo il dottor Doni che, come avevamo detto prima, ha altri impegni. È stata una coincidenza negativa di due date che si sono sovrapposte. Anzi, ci mancherebbe, anzi, grazie anche per la disponibilità e la partecipazione sia alla commissione dell'altro giorno sia alla seduta di stasera. Bene, grazie di nuovo. Arrivederci. Grazie Presidente, diciamo che l'atto di indirizzo riassume in generale diverse riflessioni su quella che è la proposta che stasera si è discussa in Consiglio Comunale. Il problema fondamentale è effettivamente, e deve essere, su questo non concordo su un piccolo passaggio che ha fatto il Sindaco prima, necessariamente sul funzionamento, su come funziona e come funzionerà effettivamente l'equilibrio dei poteri, delle competenze e della rappresentatività di quegli organi che in qualche modo oggi si vanno a delineare, perché soltanto attraverso l'analisi di questi pesi e contrappesi si capirà quanta effettivamente efficacia avrà questo strumento. La riflessione quindi, che parte essenzialmente sul ruolo
delle opposizioni, non essenzialmente, ma che riguarda anche il ruolo delle opposizioni, non è un ruolo che viene rivendicato solamente per una questione di parte, ma è una rivendicazione di svolgere una competenza che è direttamente assegnata ai consiglieri comunali per legge. La valutazione che viene fatta all'interno del sistema, di cui nessuno mette in discussione la legittimità, tanto per chiarire i termini della discussione, nel merito è riferita soprattutto alle potenzialità del ruolo che potrebbe svolgere l'Assemblea dei Comuni così come è oggi. Il ruolo di controllo nella funzione svolta dall'Assemblea e dalla Giunta della Società della Salute, che potrebbe potenzialmente svolgere la Commissione, ad esempio, che ha questa competenza all'interno della Società della Salute, lo diceva prima la collega Scioli, che siede anche nell'Assemblea dell'Unione dei Comuni, sostanzialmente dovrebbe essere sarebbe pari a zero per due ordini di ragioni. Uno, perché essenzialmente un allontanamento sempre più marcato dalle funzioni svolte sul territorio a chi controlla effettivamente queste funzioni è deleterio per la qualità del controllo che si va a svolgere. L'altro aspetto fondamentale è che più si allontana questa asticella e più la capacità di intervenire nel controllo deve essere qualificata ed innalzata di qualità. È vero che la Commissione di Garanzia e Controllo, per esempio, del Consiglio regionale ha competenza su una fantasmagorica realtà di servizi e di competenze su tutto il territorio regionale, ma è anche vero che quell'organo ha professionalità, ha dipendenti, ha segreterie, ha previsioni, ha esperti a disposizione che nessun'altra commissione sul territorio ha a disposizione. Quindi, se la strada che si vuol percorrere è quella, il controllo ve lo do attraverso, lo do al sistema attraverso le commissioni o attraverso il ruolo dei singoli consiglieri dell'Assemblea dei Comuni, uno, chiaramente è palese che quelle commissioni non funzionano con gli strumenti che hanno oggi. Non funziona l'Assemblea, figuriamoci le commissioni, non svolgono il ruolo che dovrebbero svolgere, perché tutti, maggioranza e opposizione, l'opposizione apertamente, diciamo indirettamente anche le varie maggioranze sui territori, sul funzionamento e sull'attendibilità dell'Assemblea dei Comuni, nutrono forti dubbi, pubblicamente o non pubblicamente, siamo tutti coscienti stasera che noi questa facoltà, questa competenza di controllo la demandiamo a un organo in cui nessuno ha più fiducia, tutti sottolineano l'inefficacia delle funzioni che svolge, a maggior ragione alle commissioni che in qualche modo noi siamo stati testimoni di episodi in cui le commissioni sono state convocate dagli uffici e non dal presidente di commissione. Tanto per dare l'idea dell'indipendenza di questi soggetti istituzionali che dovrebbero svolgere, che se fosse una cosa accaduta a Empoli ci sarebbe stato il presidente della prima commissione che si sarebbe catapultato, forse che poi sarei io, quindi la scena sarebbe stata abbastanza singolare, con una mongolfiera direttamente sul comune con un paracadute dicendo voi siete tutti impazziti. Ma all'Assemblea dell'Unione dei Comuni una commissione, per giunta quella del sociale, è stata convocata direttamente dagli uffici, quindi è questo il livello a cui ci si raffronta. Quindi, quando si dà un compito di controllo, in teoria bisognerebbe raffrontarsi con che tipologia di livello si stabilisce con il controllo. Perché se un sistema come quello che noi oggi andiamo a votare, perché poi alla fine sicuramente non ho purtroppo sentito l'intervento del capogruppo Mazzantini, perché ho ricevuto per l'appunto una telefonata e mi dispiace non averla ascoltata, ma quanto ho capito dagli interventi successivi dei colleghi, ha sostenuto questa scelta, ovviamente, ma la prima riflessione che poi al di là della votazione in Consiglio bisogna farsi è se questo sistema crea
un sistema di pesi e contrappesi che funzionerà per i prossimi 10 anni. E la prima riflessione è: dov'è l'esemplificazione del livello di controllo? Fino in fondo, dov'è che c'è la contrapposizione istituzionale positiva di vari punti di vista, dove poi si trova una riflessione? Dov'è il ruolo che dovrebbero svolgere i singoli consiglieri comunali, anche nella eventuale demandazione agli enti di secondo livello per espletare fino in fondo quel ruolo che gli è dettato dalla legge? Io purtroppo questi passaggi non li vedo e li continuo a non vedere, ma continuo a non vedere un pericoloso atteggiamento in generale della Giunta dell'Unione, che è un atteggiamento pericoloso in tutti i sensi, anche per il ruolo di governo che deve svolgere, in cui si entra pesantemente spesso nelle competenze dell'Assemblea. Abbiamo appreso anche l'altra sera in Commissione che, giustamente o ingiustamente, si sta lavorando a una procedura in cui si definisce quelle che sono le competenze dell'Assemblea e quelle che sono le competenze della Giunta dell'Unione. Io spero che questa discussione abbia coinvolto anche i membri della Commissione Garanzia e Controllo dell'Unione, ma purtroppo temo di no. Quindi questa confusione è una confusione a cui forse ci si è troppo abituati, ma è una confusione che rende più debole di per sé il sistema. Non è soltanto un problema di maggioranza e opposizione o di giustamente rivendicare degli interessi legittimi, e sottolineo la parola interessi legittimi, che ogni singolo consigliere comunale ha per le competenze di controllo e di proposta della gestione di determinati servizi, e che in questo modo non sarebbe effettivamente e concretamente concretizzato nel ruolo dell'Assemblea dei Comuni, perché è palese che non è così. Ma c'è un problema anche di funzionalità, e il problema di funzionalità, di risposta ai cittadini, crea il rischio che i populismi si trovino fuori, insieme alle altre forze positive, anche all'opposizione, fuori da questi consessi, fuori dalla conoscenza e della comprensione dei problemi, e abbiano che cosa? Una prateria per dare risposte facili ai cittadini, perché è facile dare risposte facili ai cittadini quando non ci si confronta mai con quelli che sono i problemi di gestione di certi servizi. E questo è un sistema che condanna, vuoi o non vuoi, per 5 anni i consiglieri di opposizione di tutto il territorio a non occuparsi nel concreto di servizi fondamentali per i cittadini. E questo, a maggior ragione, aiuta chi non ha contatto con la realtà quando parla di certi servizi, perché aiuta chi apre la bocca, va al bar e dice è colpa della sindaca, è colpa di quell'altro, e non si confronta mai con i problemi concreti. Questa è la realtà del sistema che si sta costruendo questa sera, e all'interno di questo ordine del giorno si cerca di dare delle risposte che possono essere parziali, possono essere non esaustive, ma partono da una rivendicazione che un sistema non funziona se la funzione di controllo non è anteposta direttamente o indirettamente in qualche situazione del controllo a chi è il soggetto programmatore e il soggetto proponente. Questa è una regola fondamentale di qualsiasi sistema che funziona e in cui c'è una contrapposizione tra chi controlla e chi è controllato. E soprattutto, e chiudo e chiedo scusa, ormai le mie scuse valgano poco, però sono sincere, quantomeno sono sincere, non vi è non viene garantito quantomeno un rafforzamento di quel livello di controllo che quantomeno a livello di ente di secondo livello ci dovrebbe essere, perché non si può pretendere o pensare che con un ente che non funziona si realizza un controllo che è necessario. Bene, Puggianti, grazie. Sarò più breve del consigliere Borgherini, perché aderisco alle sue osservazioni e riflessioni su una necessità di rappresentatività all'interno dei futuri consessi. Ciò non toglie e prescinde dalla mia considerazione precedentemente esposta della evitabilità di organizzare il sistema socio-sanitario e anche sociale
tramite lo strumento della società della salute. Lo reputo uno strumento superato, lo reputo uno strumento che va a danno della prossimità al cittadino e del presidio del territorio, lo reputo uno strumento che non è funzionale ma è tutto costi al servizio del cittadino. Detto questo, per rimediare, in qualche modo compensare al problema di una fusione che ci troviamo ad approvare relativa a due società della salute, quindi creando una società della salute ben ancora più lontana dal cittadino e dalle sue esigenze e quindi uniformando sia un territorio più o meno uniforme da un punto di vista anche delle emergenze, perché cambiano le emergenze dal Valdarno inferiore e l'Empolese Valdelsa sotto alcuni aspetti, ma va anche a creare una grande società della salute che, se a mio giudizio, porterà ulteriori problemi nella garantire quei servizi dedicati. E proprio perché non è garantita al massimo delle garanzie, e scusate il gioco delle parole, proprio perché di garanzie legali e costituzionali e anche statutarie di questo si parla, sono dell'idea che una maggiore presenza anche delle forze delle opposizioni, una rendicontazione di tali voci di spesa all'interno o comunque di entrate e di uscite all'interno dei consigli comunali porterebbe innanzitutto a riconoscere come il settore sociale abbia ancora ad essere tema centrale del nostro consiglio comunale, del nostro territorio e non più una questione delegata ad altri. E dall'altra avrebbe anche l'importante compito di rendere produttive e costruttive le eventuali osservazioni delle opposizioni, perché un organo lontano rappresentato da un membro unico o comunque lontano da una rappresentatività che io mi auguro non essere più unitaria a marchio PD dal 2019 farà sì che dei contrasti li creerà. Ora, presumo che anche a seconda di quali forze si presenteranno ci sarà in ponte anche una totale revisione copernicana dello strumento del sociale e sociosanitario, come ha avuto modo di integrarmi precedentemente il sindaco Barnini, visto l'articolo 71 della legge regionale statuisce la società della salute, le cui finalità appunto sono la piena integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie, quindi un argomento di coadiuvazione che comunque che contempla e quindi prima avevo giustamente previsto. E non trascura l'elemento essenziale che avere poca rappresentatività vuol dire che anche gli stessi sindaci, non solo le forze di opposizione, non potranno influire sulle scelte importanti. E che se ne dica, poiché comunque abbiamo un membro autorevole, il sindaco di Empoli, anche presidente dell'Unione dei Comuni, vicepresidente della città metropolitana, ma sarà garantito per altri enti, per altre realtà più piccole, la stessa forza decisionale o comunque la stessa linea programmatica sulle linee di indirizzo sociosanitarie e sociali che sono state fatte fino ad oggi? Presumo proprio di no, perché con una fusione, come ho detto precedentemente, si va a rendere ancora più lontano un servizio dal cittadino, oltre a non offrirgli uno strumento degno e all'altezza e utile che meriterebbe. Grazie Poggianti. Sindaco? Ma io intervengo perché, diciamo, nello scritto ho capito alcune cose, negli interventi non ho capite altre, quindi bisogna intervenga, perché a me il dibattito politico e istituzionale appassiona molto. Allora, premesso che, diciamo, poi questa è stata un po' anche la discussione del gruppo, dei gruppi di maggioranza, e qui c'è un impianto, no, nell'atto di indirizzo che parte da alcune posizioni politiche, e quelle posizioni politiche mi pare palese ci vedono su posizioni diverse, perché si riparte ovviamente dal citare la riforma delle aziende ASL. Poi francamente non ho neanche ben compreso se i firmatari di quest'atto di indirizzo abbiano la stessa opinione sulle società della salute come strumento, perché credo di no. No, sulla società della salute,
Cioè, i firmatari di questo stato di indirizzo ritengono la società della salute sia lo strumento con cui si governa l'alta integrazione tra il sociale, il sociosanitario e il socioassistenziale? No, è una domanda, si fa un dibattito politico. Si fa un dibattito politico, per me la politica ha un valore, va bene? Quindi, perché fa questa domanda? Perché è chiaro che chiedete alla maggioranza di condividere un atto di indirizzo facendo, tra virgolette, finta che il contesto in cui quell'atto di indirizzo agisce veda una posizione contrapposta all'altra. Invece non è nemmeno così, per far capire quanto è complessa questa discussione. Poggianti. Io non l'ho firmato. No, tu l'hai firmato. Firmato, precisiamo. Perché te, tu, fondamentalmente tu dici, per me l'SDS non ci deve essere, punto e basta. Quindi né Bicia, né Turchina, né insieme, né separato, non ci deve essere. Va bene? E una delle argomentazioni con cui sostieni questa tesi, argomentazione che sento ripetere dal 2005, è un carrozzone. Una parola che ormai è entrata nell'uso, diciamo, comune della politica, proviamo a declinarla. Nello specifico caso, bene? E la domanda a te è, quali stipendi in più vengono pagati con la società della salute che senza la società della salute non verrebbero pagati? Quali sono? No. Perché senza società della salute la legge prevede che debba esistere una zona distretto. La zona distretto necessita di un direttore. Ma fino a 5.000? Che vuol dire fino a 5.000? E quanti siamo noi? Ah, quindi bisogna avere una zona distretto. La zona distretto, guarda, se tu vai nella zona sud-est... La zona sud-est dell'ASL Toscana Centro, che è quella di Bagnarripoli e compagnia cantando, ha dismesso la società della salute. In Toscana la gestione dei servizi sociali, sociosanitari, socioassistenziali deve essere unitaria. La legge regionale prevede questo. Poi dice si cambia la maggioranza, si cambia le leggi. Ma non in forma consorziata, è quello che dicevo 5 anni. No, bisogna intendersi, Andrea. La legge regionale dice che quella gestione deve essere integrata. Meno male, dico io, no, perché se si leva anche l'integrazione siamo di gatto. Deve essere integrata. Lascia ai territori la facoltà di decidere se questa alta integrazione la si raggiunge mediante lo strumento della società della salute o, in ogni caso, con la cosiddetta zona distretto che firma una convenzione con l'ASL. Perché? Perché integrazione significa mettere insieme competenze e funzioni diverse, quelle dei comuni e quelle delle aziende sanitarie. Quindi che si chiami società della salute e che quindi sia formalizzata come un consorzio, che abbia un direttore, gli amministrativi che comunque ci sarebbero dei comuni e dell'azienda ASL, gli assistenti sociali che comunque ci sarebbero dei comuni e dell'azienda ASL, o che sia zona distretto, in cui in quel caso il sindaco di Bagnarripoli, diciamo, no? Che fa da capofila per la zona sud-est, firma la convenzione con l'azienda ASL, è la stessa cosa. Quindi, poi se lo si può chiamare carrozzone per ragioni di semplificazione politica, facciamolo. Ma in questa sede, dove giustamente ci si richiama il dibattito istituzionale, bisogna anche essere in grado di dimostrare che quello che si dice ha un'attinenza alla realtà. Quindi la società della salute non costa un euro in più ai cittadini di questo territorio, come di tutti gli altri territori, rispetto a quanto costerebbe la gestione di quegli stessi servizi con l'integrazione. Almeno su questo mettiamoci un punto, perché se no veramente si perde la strada per tornare a ma casa. Ma la forma consorziata è stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2010. Andrea, questa sentenza evidentemente è stata superata, perché se no non c'era a ragionare nella Toscana di 2018 di una legge regionale dove si ribadisce che lo strumento con cui in Toscana si fa l'alta integrazione sono le società della salute. Poi nella stessa legge c'è anche scritto, se non tu la vuoi fare te comuni, fa in un'altra maniera, cioè la zona distretto. È talmente vero quello che sto dicendo che per la nomina di quei direttori c'è un unico albo. Per fare il direttore della società della salute o per fare il direttore di una zona distretto c'è un unico albo.
Quindi più di così come deve essere la dimostrazione che se si può chiamare carrozzone chiamiamolo, ma non costa un euro in più ai cittadini? Allora, superata la discussione, diciamo, sulla forma, proviamo a ragionare 30 secondi della sostanza, che sarebbe la parte più interessante, diciamo, di questo dibattito. La sostanza è: a cosa serve la società della salute? Serve a fare la programmazione degli interventi sul territorio, l'indirizzo di quegli interventi e la gestione. Ovvero, arriviamo a questo punto, che è quello su cui in questo territorio fino ad oggi non abbiamo sperimentato la concretezza. Perché? Perché la nostra società della salute, fondentesi, non so se esiste, ha un suo bilancio, ha delle sue risorse, gran parte di quelle risorse derivano da fondi tendenzialmente regionali. Vi cito quello più famoso, che per forza di cose prima o poi voi l'avete sentito dire, il fondo per la non autosufficienza, avete sentito dire, nell'Empolese Valdelsa da sempre, da quando esiste il fondo per la non autosufficienza, lo gestisce la società della salute, eh? Nel Valdarno, dove i comuni sono da sempre gestori diretti con assistenti sociali dipendenti dei comuni della funzione sociale, la società della salute da quando è nata ha fatto anche direttamente la gestione di tutte le cose che rientrano nei confini della funzione sociale, che è una cosa precisa, così come è una cosa precisa il sociosanitario, così come è una cosa precisa il sanitario, e sono tutte cose diverse. Quello che noi si sta cercando di dire, e però evidentemente non ci si riesce neanche a spiegare bene, è che la società della salute che nasce, nasce oggi anche per l'Empolese Valdelsa e non più solo per il Valdarno, con l'ambizione di diventare il soggetto gestore. Quello che io provai a dirvi l'altro giorno in commissione era, e ve lo ripeto, il motivo per cui in questa sede, come nelle altre sedi dell'Unione dei Comuni, da tanto tempo a noi ci sembra di aver perso, diciamo, il contatto diretto poi con questi temi, con la funzione sociale, che è quella che la Costituzione ci attribuisce, sta scritto nelle carte in cui da decenni, no? Né da quando è nata la società della salute né da quando è nata l'Unione dei Comuni, questi comuni hanno delegato all'azienda ASL la gestione di quella funzione, nella stragrande maggioranza, non tutta, ma nella stragrande maggioranza. L'Unione dei Comuni ha ereditato pari pari quella situazione, né più e né meno. E io vi dico, dice, ma te che ti garberebbe fare di questa cosa? A me mi garberebbe tanto, tanto che dentro la società della salute noi si potesse cominciare a fare un piano che da qui a 10 anni sostituisce gli assistenti sociali e li integra con assistenti sociali che siano derivanti dai comuni e quindi dall'Unione dei Comuni. A me mi garberebbe fare questa cosa qui. Lo sapete qual è l'unica ambizione di Sindaco Tempo? Questa. Perché se si vuole ritornare ad avere una presa in carico dei problemi, bisogna avere la gente che ci sta sui problemi, e gli unici che ci stanno si chiamano assistenti sociali. E aggiungo che se questo progetto e questo percorso si vuole provare a farlo, mi pare straordinario, né credo particolarmente lontano dalla sensibilità di tutti, perché non è che sto dicendo di inventare chissà che cosa, bisogna entrare nell'ordine di idee che quei posti che dalle nostre piante organiche sono state cancellati tanti anni fa, quelle capacità assunzionali che non abbiamo mai più messo in quella funzione perché cancellate dalle piante organiche tanti anni fa, è un lungo e faticoso percorso. E non è che c'è qualcuno che ce lo viene a risolvere. Governi chi governi, permettetemi la franchezza, governi chi governi. L'ultima considerazione, un po' mi zittisco.
io questa sollecitazione che sento più volte fare a, dice, ma perché non vi preoccupa il fatto che ovviamente le maggioranze possano cambiare, come è normale sia nella democrazia, e quindi che quelli che oggi sono domani non potrebbero essere? Perché io ci credo parecchio nella democrazia, ma parecchio ci credo. Ci credo a livello nazionale e quindi credo nello specifico caso che chi ha vinto le elezioni o comunque è arrivato primo, diciamo così, si debba assumere la responsabilità di governare questo paese, e ci credo anche quando si parla di casa nostra, non è che cambio idea. Quindi, dice, ma dove sono i luoghi dove si partecipa? I luoghi dove si partecipa sono quelli scritti dentro le leggi, non è che ci si inventano i luoghi dove si partecipa. Se in questo territorio la funzione sociale è dell'unione dei comuni, con voto reso nei comuni, perché non è che c'è stato un giorno in cui uno si è svegliato e ha detto si dà l'unione dei comuni, c'è un voto nei comuni. E c'è un consiglio dell'unione che è preposto a fare determinate cose. Alessandro, io lo capisco che la tua valutazione sulla funzionalità sia una valutazione negativa, ma i luoghi si fanno, cioè i luoghi le fanno le persone, non è che esistano di per sé, funzionano o non funzionano di per sé, le fanno le persone, sempre, a qualunque latitudine. Allora, si ragiona della funzione sociale, la funzione sociale è trasferita all'Unione, il PIS, il POA, il PIZ, tutto quello che vi viene in mente deve obbligatoriamente passare dal Consiglio dell'Unione dei Comuni, e questo passaggio deve essere un passaggio chiarificatore anche di questo aspetto, perché nella gran confusione che probabilmente, diciamo, si è generata, non mi pare si sia prodotto un grande risultato anche in termini di confronto, diciamo così. E l'ultimissima, su dove debbano essere rappresentate le forze di minoranza, con quello ho detto prima, cioè credo nella democrazia e nel fatto che le maggioranze e le minoranze cambiano, perché sono gli elettori a deciderlo, non siamo noi. Le minoranze stanno esattamente dove gli elettori decidono che debbano stare. Quindi, così come non stanno in una giunta municipale, di qualunque colore esso sia, perché non è una questione di colore, non staranno neanche dentro un organismo di governo, in questo caso della funzione integrata sociale e socioassistenziale. Cioè, mi pare una cosa lineare. Dice, ma questa è esclusione, ma questo mi pare il rispetto della legge. Né più né meno. Quindi rimettiamole in fila le cose, perché se si pensa di poter, come dire, cucire addosso un vestito ad una cosa che non è fatta per quel vestito, noi si rischia di fare una gran confusione. Basta. Io interpreto questo passaggio principalmente come un passaggio che aiuta, ho ascoltato i vostri interventi, e può aiutare anche i cittadini a chiarire qual è la filiera delle decisioni, la filiera delle responsabilità, i luoghi di erogazione dei servizi, chi ha la responsabilità di gestione dei servizi. Questo non bisogna farlo nei confronti dei cittadini, e garantire una presa in carico che sia migliore anche di quella che abbiamo oggi. Qualunque altra considerazione fa ovviamente parte ad un dibattito politico in cui, lo dicevo all'inizio, nelle premesse di questo atto di indirizzo si dà giudizi sulle leggi regionali, si fa politica, e quindi in questo ognuno ha le sue visioni. Ma se poi si pretende di trasformare quella che è una presa di posizione politica in un atto di indirizzo, diciamo così, semplicemente preoccupato della correttezza istituzionale, si fa un doppio errore, perché si nega la legittimità di posizioni politiche. Per questo all'inizio vi ho domandato, ma avete tutti la stessa? E si pensa di scambiare le posizioni politiche con accuse di scarsa correttezza istituzionale,
che decadono nel momento in cui basta dire ci sono delle leggi e queste leggi si traducono in statuti e poi si applicano. Cambieranno le maggioranze? Questo lo decideranno gli elettori. E chi sarà maggioranza si assumerà la responsabilità di essere maggioranza e chi sarà minoranza farà il mestiere della minoranza. Bene, grazie al sindaco. Altri interventi? Bartoli. Francamente l'intervento del sindaco è come sempre stimolante, anche qualche cosa di più, visto il tono, la verve pedagogica, che va bene, fa sempre comodo perché se ne sa sicuramente parecchio meno stando all'opposizione di quanto se ne può stare stando al governo, però mi sembra che sia stato anche piuttosto elusivo del cuore della questione, la quale questione non mette in dubbio per una volta la correttezza istituzionale, parla di visioni politiche di come si fa una cosa. Nella fattispecie di come si fa questo ente, che era nato con l'obiettivo di mettere, di chiamare a responsabilità sul piano delle politiche sociali e mettere in integrazione le politiche che influenzano il benessere e la salute dei cittadini e quelle che governano l'erogazione dei servizi. Si parlava di comuni e basta, ora nella norma nuova si attenua il ragionamento sui comuni, quindi siete dentro la legge, ma anche la filosofia della legge va in un senso che per me, che io non condivido e che credo sia da ripensare bene. Si va a rifare le società della salute e io ho l'impressione, come diceva bene Sabrina prima, come fa su una questione come il sociale, come l'integrazione sociosanitaria, su una questione che era, l'obiettivo era quello di mettere insieme, di chiamare a responsabilità tutte le politiche che la città mette in atto, la politica urbanistica, quella dei trasporti, quella dei servizi, a come funzionano i servizi specificamente deputati a rispondere ai bisogni sociali, a metterle insieme perché l'una influenza l'altra. Come fa a farlo un sindaco per 11 comuni? Come fa a comprendere, a riassumere in sé dove lo piglia il dibattito per fare quella funzione in maniera come deve essere fatta? Com'era lo spirito che si dovesse fare? Per cui io ero d'accordo sull'idea della società della salute. Ha ragione il sindaco. Sul giudizio sulle società della salute probabilmente gli antefatti sono differenti anche fra i firmatari dell'atto di indirizzo. Dopodiché bisogna anche vedere come hanno funzionato le cose e chiedersi come mai hanno funzionato bene, hanno funzionato male. Io penso che il ritiro della politica dal governo diretto di determinati argomenti che sono fondamentali per la vita dei cittadini sia un male, che la tecnicizzazione delle risposte sia un male, che non le fa più forti, le fa più deboli, e che quindi viceversa bisogna che la titolarità della politica torni completamente in campo, offrendo quegli argomenti al dibattito istituzionale, e le istituzioni non sono tutte uguali. Qui c'è un altro punto politico fra di noi, veramente marca delle differenze, perché io un ente di secondo livello non credo sia funzionale, e non è perché le persone fanno le cose, caro sindaco, per me non sono le persone che fanno le cose, certo lo fanno anche le persone, ma anche come si disegnano le cose determina se funzionano o meno. Un ente di secondo livello non risponde a quel livello a cittadini, e non rispondendo a cittadini segue peggio le cose. Io la vedo così, a me mi pare gli atti mi diano anche ragione, perché non funziona quasi nulla di quello che si è demandato all'Unione, dopodiché qui che gli si sia dato il sociale, non si capisce se è vero, se non è vero, se è formalizzato o non è formalizzato, ma conta anche poco, perché tanto qui si sta a ragionare del concetto politico. A me mettere in mezzo un ente di secondo livello, trasferirgli le quote, trasferirgli la responsabilità delle politiche sociali, mi pare un errore, perché un ente di secondo livello non mi garantisce... Al cittadino non garantisce la chiesta di conto, va bene? Per me non glielo garantisce. Quindi le responsabilità, come diceva il sindaco, bisogna rendere chiaro al cittadino chi ha le responsabilità politiche si sfumano, ed è evidente che si sfumano, si va a pigliare una cosa che ci ha fatto scanna a tutti, come quella del centro del polo per le disabilità, e nel posto dove era stata presa la decisione i sindaci manco lo sapevano che avevano deciso, e voi lo sapete come me, che se voi gliel'avete andata a domandare quando noi si era fatto polemica, su 11 ce n'era uno o due lo sapevano, quegli altri sapevano nemmeno che l'avevano votato l'atto di indirizzo. E quindi
Io sono preoccupata di questo passaggio che allontana la titolarità ad uno degli argomenti fondamentali. Vengo dietro a delle cose che il sindaco sottolinea da 3 volte, sulle quali forse può anche darsi si sia riflettuto poco. Dice, uno degli atti importanti che si fa con questo passaggio è la riappropriazione dell'erogazione diretta della risposta al bisogno, cioè si era delegato i servizi sociali, esternalizzato, ha detto, i servizi sociali alla ASL, ora si ripigliano e si fanno direttamente attraverso un ente consortile. Allora, io non lo so se in quell'affidamento alla ASL fatto tanti anni fa ci fosse già il germe di quell'allontanamento di responsabilità, posso dire che non l'avevo percepito così tanti anni fa, perché se ne discuteva in Consiglio Comunale delle politiche sociali, forse era prima, non lo so, le date non le so mettere insieme. Io mi ricordo che questa era la sede in cui le politiche sociali si discutevano parecchio e ora non si discutano più. Io ho paura che si faccia un passo ulteriore che ci espropria della responsabilità verso i cittadini delle risposte a dei bisogni fondamentali, e vorrei costruire uno strumento, perché penso, siccome penso tra l'altro che si sta costruendo uno strumento che fa integrazione, è finalizzata a quello, mette insieme, dovrebbe fare le famose economie di scala, dovrebbe dare l'unitarietà della risposta, quelle cose che diceva giustamente Mazzantini, cioè la equità della risposta, come si dice, insomma, che siano fatte nello stesso modo da tutte le parti. Quello lo fa di già lo strumento, perché lo si costruisce unitario. Che c'è bisogno di metterci in mezzo l'Unione? Se c'è una titolarità di mandato politico, quella bisogna per forza che stia in capo a dove i cittadini possano poi dire se gli siamo garbati o no su quelle politiche. Per me questo è il punto politico. Questo. Voi mi direte, è il punto politico per cui non sei d'accordo nemmeno sull'Unione perché è un ente di secondo livello? Sì, è lo stesso punto politico. Questo non c'entra nulla con rispettare le leggi o non rispettare le leggi. L'ho capito che le leggi sono quelle. Dopodiché, si può discutere in quale forme, ma comunque anche la, nell'organismo stesso, presenza della voce della minoranza e dell'occhio delle minoranze garantisce l'effettività di un dibattito, perché va bene gli organismi di partecipazione, ma più partecipazione dell'istituzione democratica, scusate, non si può saltare l'istituzione democratica e sostituirla con gli organismi di partecipazione. Questo è un vezzo che la Regione fa in diversi campi. È una roba, anche questa, scivolosa, parecchio scivolosa. Perché prima vengono le istituzioni e rappresentano tutta la comunità, dopo vengono gli organismi di partecipazione che rappresentano spaccati di società, cittadini, per l'amor di Dio, tutto positivo, non si può sostituire l'uno con l'altro. E qui manca la voce di un pezzo della comunità. E questo è anche su questo, e finisco, il concetto di democrazia certamente è differente il concetto di democrazia, perché per me il concetto di democrazia ci sta la capacità di quando sei a rappresentare e a governare, tenere insieme tutta la comunità, tutta, avere l'ambizione di provarti nell'insieme e a ricomporre il più possibile sulle decisioni che si pigliano. Per questo non sono neanche d'accordo su come si interpreta, perché quella visione che giustamente voi mettete sempre avanti è una visione maggioritaria della democrazia, che dice che chi vince, anche se è minoranza, dopo governa come maggioranza, ma governa come un pezzo della società. Io dico, la mia concezione della democrazia è una concezione della democrazia che mette insieme la comunità, il più possibile. E allora in Parlamento, tanto per fare la stessa notazione, nessuno ha vinto e nessuno ha perso, sono tutti stati eletti in Parlamento si cerca di comporre, si cerca, non è detto che ci si riesca, ma si cerca, è un dovere di tutte le forze politiche di cercare di comporre una rappresentanza della maggioranza del Paese per poterlo governare. Perché nessuno ha perso e nessuno ha vinto, si perde e si vince in maggioritario, in maniera distorcente secondo me. Nella rappresentanza pura, nella rappresentatività pura, si va in Parlamento e in Parlamento si compone una possibile maggioranza. Punto. Non c'entrava nulla, ma insomma ce l'ha messo il sindaco. Bene, grazie. Altri interventi? Non ne ho programmati. Come? Sull'atto di indirizzo, sì. Non ce ne sono, quindi chiudiamo la discussione, passiamo alle dichiarazioni di voto sull'atto di indirizzo. Eh? Ah, scusa. Ma dichiarazione o intervento? Ah, vai. Dichiarazione di voto, vai. Sì. No, Presidente, grazie.
io credo che gli interventi di stasera sul tema, già sulle delibere, ma poi anche l'intervento del sindaco nel quale ci riconosciamo, mi sembra che la stessa consigliera Ciolli lo abbia detto bene in un passaggio del suo intervento. I punti di partenza sono veramente lontani, ecco, per quanto ci riguarda, ma mi sembra chiaro, ecco, mi sembra che sia emerso chiaramente su un po' tutti gli aspetti che tratteggia quest'atto di indirizzo, queste proposte, insomma, proposte di indirizzo accompagnatorie alla delibera. E lo stesso approccio all'Unione dei Comuni, la consigliera Ciolli ha detto, è un punto dirimente sull'atto di indirizzo, e effettivamente lo si capisce, insomma, è vero. Quindi, francamente, per tutte le ragioni che ha tratteggiato anche bene il sindaco, nelle quali, ripeto, ci riconosciamo, non c'è pensabile, ecco, votare favorevolmente, perché si parte da una concezione, da un'impostazione fortemente diversa già rispetto all'impianto attuale da cui si muove, dal percorso da cui si muove, rispetto al rapporto tra l'Unione o i singoli comuni, rispetto ai luoghi del controllo, quelli istituzionali previsti, sufficienti o insufficienti, rispetto alla stessa Unione dei Comuni, come dicevo prima, e a quello, alla sua attività, quella che ha svolto, gli obiettivi che ha conseguito, il ruolo che ha giocato in questa delega, rispetto alle altre, come ne distinguo dell'intervento della consigliera Ciolli. Quindi il nostro sarà un voto contrario e mi fermo qui. Ecco. Grazie. No, non sulla delibera, sull'atto di indirizzo. Ora si sta parlando dell'atto di indirizzo. No, io ho chiuso la discussione sull'atto di indirizzo. Come? No. Allora, noi abbiamo fatto una discussione sull'atto di indirizzo. Ora, dichiarazione di voto sull'atto di indirizzo, poi si vota l'atto di indirizzo e poi si fa... capito. L'intervento del sindaco purtroppo mi dispiace, sotto alcuni punti di vista ne riassumo due, visto i tempi non voglio sempre andare oltre per rispetto al consiglio. Uno sicuramente sul fatto che si dia per scontato che si debba spiegare tanti passaggi, in realtà molti passaggi penso tutti noi li conosciamo, quindi la funzione pedagogica, diciamo, che ha rammentato Dusca a volte può essere utile, altre risulta un po' lesivo del livello del rispetto reciproco. Non penso che il sindaco l'abbia fatto in questa direzione, però, e lo do per scontato che non l'abbia fatto in questa direzione, però il tono e alcune sottolineature devono comunque tener conto che questo consiglio ha al suo interno persone tendenzialmente informate dei fatti e che non hanno bisogno sempre della lezione sullo specifico. Ora, io capisco di essere noioso a fare questa sottolineatura, però penso che nel futuro sia utile anche alla qualità del dibattito e di confronto fra di noi, perché non so a chi alcuni passaggi sulla legge regionale e su altre cose dovevano essere ripetuti, però penso almeno ai consiglieri su cui ci siamo confrontati fosse, diciamo, un po' fuori luogo. Ecco, alcuni passaggi erano sinceramente forse ai limiti della incomprensione reciproca, quindi il mio è un invito per la qualità del dibattito e del confronto a andare forse di più al cuore di quello che c'è scritto in un atto come questo, perché in un atto di tutto si è parlato nell'intervento del sindaco, mi permetto di sottolinearlo, tranne di quello che c'era scritto sull'atto di indirizzo, e anche la necessità di sottolineare la differenza di vedute sulla società della salute che nessuno qui stasera ha nascosto, perché io ho un pensiero che è perfettamente coerente con quello che ho avuto negli ultimi 10 anni sulla società della salute, la consigliera Bartoli ne ha un'altra, la consigliera Ciolli ne ha un'altra,
puntare tutto su questo punto e non su altro mi sembra essenzialmente l'esemplificazione di una difficoltà politica abbastanza evidente, che è quella di entrare nel merito di un punto che rimane scoperto e rimane autoreferenziale, Sindaco, perché lei ha citato, tu hai citato, alcuni dei grandi progetti di legge che il Consiglio regionale ha emanato in questi anni. Ti faccio presente che sono tutti elementi, progetti di legge e leggi approvate alla sola maggioranza di colore PD. Cioè anche la qualità del livello di discussione del politica in seno al Consiglio regionale che ha emanato le leggi che noi oggi applichiamo, giustamente, infatti, perché nessuno all'interno del dibattito, e te lo ribadisco per chiarezza di rapporti, nessuno ha messo in discussione la legittimità del percorso istituzionale che state facendo. Si è parlato di opportunità, che non è solo opportunità politica, ma è anche opportunità istituzionale, che ha tutta la sua valenza ed è necessario e legittimo che le opposizioni lo facciano presente, perché ed è anche giunta l'ora che tu te ne faccia patrimonio di questa cosa, cioè che effettivamente c'è un problema di rappresentanza, perché non è che in alcune sedi si possa far finta che questa luogo e livello di confronto ci sia, mentre nelle sedi opportune il problema del confronto istituzionale, della qualità del dibattito in seno ai consigli comunali e all'unione dei comuni non ci sia, perché questo c'è in privato e in pubblico sempre, perché rimane. E non è vero che si parla delle persone all'interno dell'unione, perché è una questione di metodo, di metodo con cui si portano le discussioni in consiglio comunale e all'unione, perché sfido io il sindaco a trovare anche un solo provvedimento che l'Unione ha discusso, anche in Consiglio Comunale a Empoli, ma all'Unione, che è arrivato in un modo alla disamina delle commissioni, è stato cambiato nella sostanza, nella discussione delle commissioni o nelle discussioni in Consiglio, nell'Assemblea, ed è uscito diverso da come è entrato nell'Assemblea. Sfido io a trovarmi un provvedimento, uno che sia uno, e non ho timore di essere smentito, che è entrato all'esame dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni e è uscito diverso, sostanzialmente diverso. Cioè c'è stata una discussione qualificata all'interno delle commissioni, l'atto non viene in qualche modo poi catapultato nei singoli consigli comunali e viene addirittura poi cambiato nei singoli consigli comunali. Trovamene uno. E allora non mi puoi dire che è una questione di metodo. Non mi puoi dire che è una questione di persona, perché non me lo puoi dire. Mi puoi dire che ti pare, mi puoi fare qualsiasi tipo di ragionamento, mi puoi portare qualsiasi tipo di opposizione sul fatto che chi giustamente è chiamato a essere all'opposizione rimane all'opposizione. Nessuno è in questa sede venuto a rivendicare un ruolo diverso in nessuna delle occasioni in cui ci siamo confrontati con il metodo delle questioni. Con il metodo, e la democrazia parte anche dal metodo. Se si vuol fare il richiamo al metodo, allora ci si confronta sui dati. Se ci si confronta sui dati, nemmeno un atto che è passato in consiglio comunale o dall'assemblea dell'unione dei comuni è cambiato dopo il dibattito. Avremo un problemino della qualità della discussione? Avremo un problemino sulla qualità del controllo che si può esercitare? La risposta è sì. E come è stato fatto lo statuto dell'Unione dei Comuni? Sulla base della legge regionale. Chi l'ha votata la legge regionale? La maggioranza, ovviamente, mi sembra con una timida astensione dell'allora PDL. La legge sulla società della salute, chi l'ha votata in Consiglio regionale? La sola maggioranza. E tutto questo, secondo te, rappresenta un percorso, confrontandolo poi su dati, non te lo ribadisco sulla legittimità, ma sull'efficacia delle funzioni di controllo e sul ruolo che queste discussioni hanno per migliorare la qualità, perché poi il fine è sempre lo stesso. Non è far parlare i borgherini, a me di parlare, io fra un anno ho finito, saluto tutti, saluto la curva e chiuso, bene? Si finisce di rompere le scatole, verrà qualcheduno e probabilmente, se capirà l'importanza capitale della questione, continuerà per 5 anni a ricordarvelo e a rompere le scatole, e me lo auguro, lo spero,
ma la qualità poi del dibattito è un problema dei cittadini, perché se non c'è nessuno che vi fa da contraltare all'interno dell'assemblea, non tanto della giunta, lascia fare la giunta, ma l'assemblea della società della salute, se non ci avete un confronto con idee diverse, o sono le idee solo del Partito Democratico, al proprio interno si confronta e trova la sintesi sul sindaco, l'unico che ha il diritto di voto, e questo mi sembra l'esemplificazione di un accordo politico, non di un accordo istituzionale, che è cosa ben diversa, eh? È un accordo